immaginare vedere questa ragazza rompere il record del mondo, infrangerlo, cancellare soprattutto un record che apparteneva a Franziska Van Amsick, una delle leggende dello sport mondiale. Tra l'altro Franziska Van Amsick era proprio l'idolo di Federica Pellegrini. Federica ha fatto una gara strepitosa, forse già lo sapeva di valere questo tempo, l'avevamo vista nei 400 stile libero e proprio con te Paolo commentavamo quanto fosse fluida la sua nuotata, quanto fosse davvero diversa da come l'avevamo vista le altre volte, dentro e fuori dall'acqua, perché Federica è anche maturata in maniera straordinaria nella gestione delle sue prestazioni. Nei 400 non ci è riuscita perché forse ancora non ha una grande dimestichezza con questa distanza, ma nei 200 anche in semifinale, pur gareggiando in una corsia laterale, facendo una gara tutta sua, molto tranquilla, non ha dato neanche l'impressione di forzare, ha dominato, ha raggiunto il primo posto, si guardava intorno proprio come se volesse vedere, sì va bene, le tengo a distanza, arrivo per prima così mi assicuro una buona corsia per la finale, e poi ha guardato il tabellone, l'ha dovuto guardare 3 o 4 volte prima di rendersi conto che ha fatto record del mondo. Davvero un risultato che aveva nelle braccia, che c'era nell'aria, e finalmente è arrivato. 34 anni dopo, davvero un'emozione fortissima. Ecco, 34 anni dopo, Novella, come è cambiato il nuoto? Che effetto fa vedere dopo tanto tempo un'altra azzurra, dopo le delusioni degli score delle gare che abbiamo seguito in questo mondiale, almeno fino ad oggi? Che effetto fa vedere un'azzurra centrare un risultato così importante? Beh, come capirete dalla mia voce, è un'emozione che difficilmente riesco a trattenere. Direi che questa ragazza ha fatto, ripeto, quello che era nell'aria, anche se devo precisare una cosa però Paolo, noi abbiamo sempre parlato dei maschi e delle prestazioni maschili, il nuoto in questi ultimi anni ha parlato soprattutto al maschile, a parte gli argenti di Federica alle Olimpiadi e ai mondiali e l'oro di Alessia Filippi agli europei. Bene, adesso il nuoto italiano donne batte uomini 2-1, perché l'unico altro record del mondo che è stato fatto, oltre a quello mio del 73 che tu hai citato, quello di Federica di oggi, e quello di Giorgio Lamberti nel 98, nel 91 a scusatemi, nell'89 a Bonn, agli europei di Bonn, sempre nei 200 stile libero. Va precisato però che c'è un allenatore che ha 2 record del mondo ed è Alberto Castagnetti, perché Alberto Castagnetti ha adesso sotto la sua guida Federica Pellegrini e aveva sotto la sua guida, Giorgio Lamberti. Entrambi questi 2 nuotatori hanno fatto record del mondo di 200 stile libero. 200 stile libero sono, come abbiamo detto questa sera commentando la gara di Phelps e Van den Hogeman, dove c'erano i nostri Rosolino e Cassio, è una delle gare regine del programma natatorio, non solo ai mondiali ma anche olimpiche. Quindi è un risultato, quello di Federica, che ha un peso specifico decisamente superiore anche al mio record. Cioè, questa è una gara dove la competizione 14, le batterie eliminatorie, vi dà la dimensione anche della partecipazione a questa distanza. Facciamo allora il punto su quello che è accaduto oggi nella vasca di Melbourne. C'è stato il 5º posto di Massimiliano Rosolino e adesso tutti siamo in attesa di sparare le nostre migliori cartucce, a cominciare da Filippo Magnini, magari sperando in qualche buon risultato anche da parte di qualche altro azzurro, compresa Federica Pellegrini, domani in finale proprio nei 200 stile libero. Ecco Paolo, ricordo che domani in finale noi abbiamo 3 atleti, abbiamo Alessandro Terrin nei 50 rana, che è entrato in finale col terzo tempo, ma è tutta questione di centesimi, sono veramente, può succedere di tutto, dal vincere a stare fuori dal podio, noi ci auguriamo ovviamente la prima soluzione. Ci sarà Federica nei 200 stile libero,
che va con questo grande record del mondo, e ci sarà anche con Bertaldo che ha conquistato il corsia numero 5, vale a dire il secondo posto negli 800 stile libero. Quindi ci auguriamo davvero che domani sia una giornata speciale per l'Italia, aspettando nelle batterie in mattinata, quando sarà notte in Italia, anche i 100 stile libero di Magnini. Insomma, un'Italia che come sempre nel nuoto non ci delude, non ci fa mancare medaglie, e quindi